Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo mascara della Chanel. Allora, premettendo che è un mascara Chanel, io avevo una mini taglia, ovviamente. Comunque sia, mi sono fatta perfettamente un'idea del prodotto, anche perché l'applicatore è nella sua dimensione classica. Allora, intanto, questo è il Chanel Le Volume Revolution. È il mascara 10 Noir, ma c'è solamente il colore nero. E stavo guardando sul sito di Sephora, 6 grammi viene 35,90 euro. È bello caro. Allora, intanto questo è il primo mascara ed è con rivoluzionario perché ha l'applicatore completamente stampato in 3D. Quindi, aspettate che ci voglio farvelo vedere. L'applicatore è questo. Molto particolare e intanto prende tutte le ciglia in una sola volta. È particolare, è non è in silicone, ma non è neanche in setole. È particolare, l'ho detto che è particolare. Comunque sia, questo qui. E poi vi ho fatto vedere ovviamente come si comporta una volta applicato. Quindi adesso vedete l'applicazione per vedere come si comporta sulle ciglia. Allora, come avete visto, è una bomba, effettivamente sì, fantastico. Il colore non è, io sono abituata con quelli della Essence che sono nerissimi dalla prima applicazione. Qui, prima applicazione sì, si vede la differenza, però non è questo boom nero. Però, una volta applicato un paio di passate, è una bomba, perché avete visto? Cioè, le allunga tantissimo, poi le rende definite, le rende visibili, cioè proprio, più che dice le volume, più che volumizzante, per me questo è un allungante, davvero tanto, le allunga e le incurva tantissimo. Poi oltretutto non le secca, non le appiccica, con tre passate non fa grumi, un po' più passate solamente sulle punte fa un effetto wow. Certo, non da tutti i giorni, da tutti i giorni una passata è più che sufficiente. Fa un effetto davvero wow, non è pastoso, non le appiccica. Oltretutto, io sono arrivata, cioè, proprio alla fine. E non è mai diventato pastoso e mi è piaciuto davvero tanto. E ho detto che non secca le ciglia, non sgretola durante la giornata, cosa importante, non sgretola e non perdi i pezzetti. Poi, però si rimuove facilmente con un qualunque struccante apposito per il trucco occhi. Io sto usando o il bifasicum oppure direttamente l'olio di cocco e comunque sia viene via molto facilmente, non spezza le ciglia. È fantastico, l'ho detto che è fantastico. Sicuramente 35,90 euro per un mascara è davvero tanto perché dura tranquillamente tutta la giornata. Non cola, anche se lacrima un pochino l'occhio, lui non tende a colare, quindi resta bello intatto. Però sono un po' tanti per un mascara che però è un Chanel. Sicuramente è questo ed è. E poi avete visto, cioè, fa delle ciglia davvero wow, fantastico. Poi questa cosa rivoluzionaria di avere completamente stampato lo scovolino o l'applicatore, come si chiama, in 3D, è rivoluzionario, è tecnologico, è qualcosa di diverso e sicuramente mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio. Se cercate il mascara particolare per alcune occasioni, ovviamente non per tutti i giorni,
Provatelo perché davvero è fantastico e si è visto anche dall'applicazione. Allora, ve l'ho già mostrato? Sì. Ok, fatemi sapere se per caso lo avete provato o vi ha incuriosito. Questo non so quanto è di grandezza, ma comunque sia, l'ho usato per più di un mese, quindi dura tanto. Fatemi sapere se avete provato, se vi sono stata utile e mi raccomando anche di mettermi un like, iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!